Finzione o realtà? Non è facile capire che cosa sia successo al Cairo, che non è una città egiziana, ma è in provincia di Savona, il Cairo Montenotte. Nel palazzo della città era in corso un convegno interreligioso organizzato dalla Confederazione Islamica Italiana. Ebbene, in quel palazzo c'erano due opere d'arte, una di Epaminonda e l'altra di un artista italiano, Capelli, Mario Capelli, ed avevano dei nudi mostrati, una donna di spalle, insomma, non vestita. In realtà, poi, dopo, una manina ha vestito sia la opera di Capelli, sia la statua di Epaminonda con un drappo rosso. L'artista italiano ha detto: non voglio creare un caso, anche se come artista mi sono sentito abbastanza mortificato. È stata una mia preoccupazione chiedere alla delegazione del quadro e mi è stato detto, con gentilezza ma fermezza, di sostituirlo. E per la statua di Epaminonda sento parlare di esigenze cerimoniali e posso anche crederci, risponde il rappresentante della Federazione Islamica Ligure, che ha detto: il quadro non l'avevamo nemmeno visto e abbiamo poi posato un drappo sulla statua, visto che la mostra sarebbe stata aperta il giorno dopo e volevamo semplicemente dare il senso delle dune. E poi dice: noi rappresentiamo l'Islam moderato. Chissà chi ha ragione tra i delegati della Federazione Islamica e gli autori italiani che si dicono un po' seccati da quello che è avvenuto. Una cosa è certa, che in Italia quello che contano sono le nostre tradizioni, sono le nostre statue, sono le nostre bellezze, e cercare con un drappo, come avvenne, vi ricordate, in Campidoglio in occasione di visita ufficiale iraniana, beh, insomma, evitiamo di fare queste sceneggiate. Chi viene a casa nostra, forse le nostre statue e i nostri nudi se li deve beccare.